Buonasera. Allora, avevo detto ieri sera, ieri notte, per la verità. Aspettate, oddio, vorrei far cascare il cellulare. Che oggi parlavamo di questo, del catalogo Malinka. All'interno, la prima sezione è dedicata al make-up. Anzi no, scusate. Aspettate perché non lo... Sezione tropical. Insomma. Summer Collection. Una linea solari. Aspettate perché è scritto in un pensata per proteggere e al meglio i capelli. Ah, praticamente sono solari ricostituenti, insomma, per i capelli. Ok? Poi andando avanti troviamo la, appunto, la sezione viso trucco. Ok? Qui ci sono tutti i fondotinta, da quello che ho io al 24, il 24 ore. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuance. Poi abbiamo il primer, che è questo bianco qua. Lo ricordo, bianco, bianco su bianco, insomma, questo qui, ok? Poi abbiamo il fondotinta stick, 1, 2, 3, 4 nuance, il compatto. 1, 2, 3, 4 nuance anche questo. E il fondotinta matte, quello che adoro io, anche questo 4 nuance. Andiamo avanti e abbiamo i correttori. Qui, questi sono i correttori. Abbiamo il beige chiaro, abbiamo il beige un po' più scuro, abbiamo il marroncino, abbiamo l'aranciato, abbiamo il verde e abbiamo quel color carne, ok? Che serve per fare i giochi di, una volta messo il fondotinta, di fare luce sotto gli occhi, ok? Se non vogliamo questi qua stick, ci abbiamo praticamente la linea correttore copertura perfetta, che è della linea Natural, e lo trovate qui, questo, ok? Ed è in tre colorazioni, dal più chiaro al più scuro. C'è un chiaro, uno intermedio e uno scuro. Poi abbiamo le cifre. Il Light Phoenix. Ne abbiamo tre colorazioni: bianca, beige, nude, scusate, e beige chiaro. Ok. Poi abbiamo la cipria, effetto seta, e ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuance, e aspettate, non so se non mi faccio a farvela vedere per bene, perché non la vedete tanto bene, se no, eccola qua. Questa è la confezioni, e queste sono le nuance.
E poi abbiamo il fard compatto. Anche questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nuance anche questo. Questa è la confezione e queste sono tutte le nuance. Andando avanti, abbiamo l'illuminante cotto, dal bianco perla arrivare al beige chiaro e al marrone marroncino. Sono tre nuance, eccole qui. Questo qua è il bagaging con il prodotto dentro e queste sono le nuance. Poi abbiamo questo è il blush Velvet Shinny, scusate, non so bene come si pronunci, comunque è questo. Poi abbiamo la trousse da contouring, che abbiamo quattro prodotti all'interno, dall'illuminante a diciamo contorno occhi, scusate, contorno per fare il contouring dai più chiari ai più scuri. Poi abbiamo la terra compatta, anche qui 1, 2, 3, 4 nuance. Se no abbiamo la maxi terra abbronzante. Eccole qua. Questa è la terra classica, ok? Che dove prendere anch'io. Oppure questo che è il maxi. La maxi terra, ok? Andando avanti troviamo i fantastici rossetti Shin. E ne abbiamo di nuance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 nuance. Io devo controllare per bene le mie colorazioni perché mi è venuto un leggero dubbio. Poi abbiamo, siccome la confezione è uguale, vedete bene, no? Sono fatti uguali. Ma mi sembra che sia questa, perché all'interno c'è questo bianco qua. Comunque, vabbè, dopo controllo per benino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 colorazioni matte. Quelle altre tipo di colorazioni, 19 e 19 sono uguali. Ok? Poi abbiamo il matitone e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colorazioni del matitone. Il matitone sarebbe questo qua. Ok? Io l'ho preso ciliegia. Andando avanti, questa qua, che sono quelli che adorerei all'infinito appena li provo, perché sono quelli che praticamente intensivo matte
è che praticamente una volta che li metti sul labbra non si spostano, cioè puoi mangiare, puoi fare qualsiasi cosa, per provare, per testarli, fate così. Quando praticamente se li dovete acquistare, poi parleremo anche di come acquistare, il discorso, se li acquistate, in pratica dovete fare così. Prendete il prodotto, lo mettete sulla mano, ok? E lo mettete sotto l'acqua. Se si sposta, vuol dire che ho detto una baggianata. Se invece il prodotto, bene, resta dov'è, non si sposta di una virgola, vuol dire che ho ragione io. Io ve lo dico perché io non ce li ho, però ci sono delle mie colleghe che ce lo che lo hanno e che hanno fatto vedere questa prova. Loro mettevano tutto in diretta, loro mettevano il prodotto sulla mano, la mettevano sotto l'acqua e la tiravano fuori. Strusciavano sul prodotto, il prodotto non si muoveva. Per cui, poi abbiamo anche i lucidalabbra colorati, e ne abbiamo uno trasparente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 8 colorazioni. Le matite, labbra natural 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tutto qua in questa pagina qui. Ok, questi sono quelli che vi dicevo di fare la prova. Questo è il lucida labbra e queste sono le matite natural, ok, che le potete usare anche per gli occhi volendo. Matite labbra waterproof, eccole qui, queste qua, ok, poi abbiamo la matita labbra tratto intenso. Eccola qua, è questo, e di nuance ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok? E poi abbiamo il matitone labbra, che lo potete usare ovviamente come quello lì, però è un, eccolo qua, questo, ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colorazioni. Poi abbiamo tutti i monocolori di ombretti. Allora, ombretto cotto mono, ombretto compatto matte, eccoli qua, questa pagina qui, ok, o se no abbiamo la possibilità di acquistare una trousse, un palette, scusatemi, che siamo, e di comporvela voi con gli ombretti che preferite. Potete mettere il cotto, potete mettere il matte, potete mettere lo shimmer, insomma, ve la componete come credete meglio. Questa è la palette, queste sono le nuance dal cotto al matte, e di qua c'è lo shimmer,
le cialde matte, lo componete voi, ok? Questi mono vengono 4,50 euro, faccio per dirvelo, eh? Mentre se acquistate la trousse e aspettate perché l'ho messa così, ma io non ci vedo un tubo perché l'hanno scritto talmente piccolo che manco con gli occhiali si vede. 6,90 euro la trousse e ogni cialda, mettiamo uno shimmer, facciamo un esempio, ogni cialda viene 3 euro. Decidete voi. Io invece ho fatto prima, non sono stata tanto a inneggiare e ho preso le cial, cioè le palette già composte con i colori che hanno scelto loro. E queste ognuno sono una, due, tre, quattro palette. Vengono 25 euro, ok? Per cui già insomma il discorso ve la potete comporre voi, però su per giù verrebbe la stessa cifra, però qui è già composta, lì la dovete comporre voi, fate voi. Poi abbiamo il Perfect Brown, che è il mascara per le sopracciglia, e la matita sopracciglia. Allora, di colorazioni ne abbiamo dalla più chiara alla più scura, 1, 2, 3, 4, ok? Per le sopracciglia e parlo 4 per quanto riguarda il mascara e per quanto riguarda la matita 3, dalla più chiara alla più scura, dalle bionde arrivare fino alle mole scure. Poi la sezione matite. Allora, questa qua è la sezione matite e qui abbiamo il Color Stilo, che è una matita waterproof, black, ce n'è una sola, è solo black. Poi matita Silver Edition, formula maxi, 16 centimetri, e ne abbiamo tre colorazioni. No, scusate. No, scusi, ritorniamo indietro, passo indietro. Queste sono le natural. Praticamente, scusate, è solo black, quella da 16 centimetri. Queste qua invece, quelle che dicevo io, le quattro colorazioni, sono le matite occhi natural che io ne ho. Me ne mancherebbe una. Sono tre. In poche parole. Queste sono adatte per chi soffre di allergia agli occhi. Ecco, in poche parole. Anche se anche quest'altri sono anallergici e non è che c'hanno, però per sicurezza hanno fatto una linea a parte. Poi un'altra matita waterproof, semplicemente nera. Poi abbiamo una matita occhi tratto intenso e ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tinte. Dalla più chiara alla più scura, sono
sono tutte belle, non, cioè non ce n'è una che non sia bella, perché le vorrei tutte se avessi soldi, perché per ora ho cominciato adesso, per cui ci devo andare piana, piano piano. Questo. Allora, poi passando alla linea occhi, l'eyeliner con pennellino. La matita, cioè l'eyeliner in penna e la linea occhi, eyeliner linea precisione, in pratica fa una linea perfetta. Sono qua. Allora, questo, aspettate perché non so come farvelo vedere. Comunque, questo qua è la linea precisione, cioè l'eyeliner preciso, diciamo, ok? Fa il tratto preciso. Non che quest'altro non lo facciano preciso, però questo per le imbranate del make-up, cioè nel senso che l'eyeliner non è che lo amano più di tanto come la sottoscritta, che è più facile da mettere. E questo con il pennellino a parte, per cui per quello è un po' più praticamente già avvezzi all'eyeliner. Qui invece passiamo alla linea mascara. Ok. Questo qua, l'Explosion, è quello che ho io. Ok? Questo è quello, insomma, sono fratelli, diciamo, loro due. Se io lo riuscissi a prendere, vi farei vedere che tipo di ciglia verrebbe fuori. Perché questo ha il pennellino più fine, quello, il cutter crease, invece l'Explosion ce l'ha più cicciotto il pennellino, no? Per cui secondo me si possono abbinare benissimo. Poi se no c'è la versione XL e la Xone XL, cioè in tre colorazioni. Ovviamente il, aspettate, perché questo mi sembra marrone, sì, marrone, verde e viola, se riesco a vedere bene, perché qui i colori sono un po' falsati, ve lo dico. Il mascara waterproof invece è nero. Poi c'è il mascara mega, che è extra, da extra volume, come potrebbero fare sia l'Explosion che il Cutter Crease insieme. Però se volete un unico prodotto c'è il mascara mega ed è questo. Questi sono, allora, ritornando a noi, questo è l'Explosion, questo è il Cutter Crease, questo è l'XL con i vari colori e questo è il waterproof, ok? Poi qui è il Mega, questo. Il Mega Extreme, anche questo darà extra volume perché praticamente ha una presa, diciamo, delle ciglia totali, perché è fine come pennellino, le dentine le allarghi ed è proprio un tubetto fine fine. Ora qui non so se riesco a farvelo vedere, ma lo vedete? Questo è il pennellino.
che prende totalmente le ciglia, sia dalla radice verso l'alto. E poi abbiamo Infinity Mascara super allungante, per cui ce l'abbiamo di tutti i gusti e di tutte le cose, per chi vuole un ulteriore più tratto allungante, abbiamo questo. Ok? Poi abbiamo ovviamente le tavolozze. Tavolozze di ombretto compatto, tavolozza di ombretto compatto matte, tavolozza di ombretto cotto. Eccole qua. Queste qua sono le varie tavolozze. Le ripeto, sono tavolozza ombretto compatto, la prima. Questa. La seconda tavolozza ombretto compatto matte, quella al centro. Ok. E la tavolozza con ombretto cotto, l'ultima, questa. Ok. Che anche queste c'è chi se le è fatte da sé, però l'importante è entrare nel sito, però se volete queste già composte io farei prima, le piglierei già composte. Tavolozza fondotinta compatto, c'è le tre nuance a disposizione, anzi scusate, le quattro nuance. Poi tavolozza cipria compatta, e sono 1, 2, 3, 4, 6 nuance, eccole qua. E tavolozza far compatto, anche qui 1, 2, 3, 4 nuance. Queste diciamo sono più adatte per chi vuole un'unica cosa, oppure per i professionisti di mega parties che vogliono, non vogliono stare tanto a traccheggiare e vogliono una cosa subito a portata di mano. Però sono adatte anche per noi che ci vogliamo toccare un po' come se fossimo delle mega parties. Che ci fosse proprio una mega parte a truccare noi. Poi eravamo arrivati a tavolozza di terra compatta, l'ultima della pagina. Questa è la sezione viso, ok? Poi abbiamo tutti gli smalti. Il primo è l'Evolution Gel, questo. Poi abbiamo l'Evolution Sheen, che è una soluzione trasparente, deve essere il gel. Poi abbiamo Pop Milky, durata 10 giorni, e l'abbiamo in tutta questa nuance. Ci sono anche quelle più sbarazzine per le più giovani, per gli adolescenti, per insomma, ci sono giallo, verde, arancione, azzurro, fucsia, insomma, questi colori un po' più particolari qui, questo. Sono per le più giovani, diciamo, no? Meno il giallo, l'azzurro e il verde, diciamo, sono più adatte per le ragazzette. Poi c'è sempre il gel.
lo smalto indurente, queste invece ci sono le più, dalle più chiare alle più scure, le nuance, ma non ce n'è di colorazioni tipo giallo, questa roba qua, queste sono insomma più adatte per una donna age, perché insomma alle ragazzine non è che gli si spezza l'unghia, mi auguro, no? Leva smalto emoliente. Eccolo qui, questo si vede male, dovrò pulire un po' questo. E poi abbiamo il vitaminico rinforzante, il durente, indurente calcium, che c'è il calcio dentro, olio, rimuovi. Aspettate, perché qui si legge male. Cuticole. Qui cominciamo ad andare sul professionale. E poi, ovviamente, per noi o per i truccatori professionisti, abbiamo una legna di pennelli. Che io vi dico sempre, ragazze, per fare un ottimo make-up abbiamo bisogno dei prodotti giusti, il che vuol dire dei pennelli giusti, ok? Perché senza questi non facciamo il make-up, ok? Con le dita non è certo professionale e non è neanche tanto, se vogliamo fare un corso non possiamo, oppure vogliamo truccare un'altra persona, non possiamo usare le mani per truccarla, ok? Dobbiamo usare i pennelli, e questi sono pennelli insomma, che usano anche professionisti di Malinka, perché ricordatevi bene che Malinka è nata apposto appunto oggi praticamente per i professionisti, vale a dire parrucchieri ed estetisti e truccatori, capito? Sono queste le categorie a cui si era rivolta Malinka. Dopo ha deciso di espandere il suo di entrare nel network e di darci la possibilità di far conoscere tramite la gente comune ad altra gente comune, ad altre donne comuni. Questi sono altri pennelli, sempre della sezione professionisti. Poi andiamo agli accessori. Abbiamo le spugnetta Beauty Blender, abbiamo la spugnetta cipria, abbiamo la spugnetta lattice spicchi, abbiamo la spugnetta lattice appelato, cioè a goccia praticamente, forma di goccia. Spugnetta lattice rettangolo, abbiamo la punta matite, abbiamo il blocco bianco per levigare le unghie per le estetiste quando fanno le mani. Abbiamo un sacco, praticamente un sacchetto in velluto logato Malinka, che qui ci potete mettere tutto quello che vi passa per la mente, da praticamente tutto il vostro make-up ad arrivare a metterci pennelli, a quello che vi gira in testa. Poi le pochette per portare i trucchi se dovete uscire a fare, non so,
una cena fuori e vi volete un po' risoccare il trucco, vi portate dentro a questa pochette i prodotti che avete usato e uscite. Abbiamo, vabbè, questa è più dedicata a noi, a noi che facciamo Malinka, la maglietta proprio apposta con il logo Malinka. E la borsa campionatura, scusate, campionario, Malinka, oggi mi si intreccia la lingua, non so come mai. Comunque, questi sono tutti gli accessori elencati in uno a uno. Poi andiamo di qua e cominciamo la linea viso, dal latte detergente al tonico detergente, allo struccante acqua micellare, antietà, al detergente viso scrub e al fissatore per make up. Qui tutti i detergenti, latte e tonico, ok? E di qua abbiamo il caffè, mi sto un po' impacciando. Qua abbiamo l'acqua miscellare. Questo è lo scrub, ok? E questo è il fissatore spray che si dà a una certa lunghezza. Non da vicino perché sennò vi rovinate il trucco. Poi abbiamo crema riequilibrante, la crema idratante giorno, la crema idratante giorno, dipende da che tipo di pelle avete, perché essendone due, una potrebbe essere equilibrante, cioè idratante per le pelli secche, e una per idratante per le pelli grasse. Penso, perché avendone due. La crema nutriente anti-age acqua 20, anti-age H24, l'antirughe triflazione e la crema contorno occhi. Poi queste sono quelle che vi ho detto di anzi, le creme giorno e quella. Qua c'è l'anti-age con le creme notti. Comunque, se fate un ordine, poi vi spiegherò nel prossimo video come fare. Il discorso vi arriverà anche a voi il catalogo, per cui lo potete sfogliare ancora meglio e rendervi conto veramente di che cosa c'è dentro. Poi, ovviamente, abbiamo tutte le maschere che abbiamo a disposizione per tutti i tipi di pelle e di trattamento. Okay. Poi abbiamo la crema mani, il disinfettante mani, la crema piedi, la crema corpo, la crema corpo anticellulite, crema corpo rassodante e il corpo idratante nutridente. Però per queste ricordatevi che non fanno miracoli. Per il rassodamento e l'anticellulite dovete praticamente abbinare al trattamento, ovvio, anche un po' di ginnastica. Perché da sole le creme non fanno miracoli. Se no, ci sarebbe San Gennaro invece che le cose, no? Queste, guarda, ve le faccio vedere tutte. Si chiama Linea Body, ok?
Poi abbiamo tutte le linee a colore olio, praticamente tutto quello che riguarda i parrucchieri, come vi dicevo. Oppure chi vuole farsi la colorazione in casa ed è in grado di farsela. Abbiamo l'ossigeno, abbiamo la vaschettina, la ciotolina con la spatolina per mescolare l'ossigeno e il colore, e appunto il colore, le nuance sono queste. Ora le vedete un po' male, vediamo se peggio che meglio. Aglio, vabbè, ok. Ci sono, poi c'è qui il campionario di tutte le nuance a disposizione per chi volesse avere un campionario a casa, oppure il professionista che mi vuole contattare per avere altre info. E poi abbiamo la linea capelli, tutto quello che riguarda i nostri capelli. Questa è la linea lisci. Abbiamo capelli lisci, shampoo capelli lisci, maschera capelli lisci e cristalli liquidi, estratto di argan. Poi abbiamo la linea che per capelli lisci, shampoo, maschera. Questi sono i primi, lisci e ricci. Ok? Poi abbiamo la linea anticaduta. Non so perché ci hanno messo un uomo, guarda caso, ma cadono anche alle donne, non mica solo agli uomini. Shampoo anticaduta, fiale anticaduta, e poi abbiamo la lacca ecologica strong, lo spray strong, che è sempre una lacca, ravviva ricci e extra strong. La schiuma extra strong. Questa è la linea per capelli anticaduta. E queste sono le lacche con relative schiume. Poi, appunto, per i professionisti, ritorniamo al coso, abbiamo tutte le spazzole disponibili. Ok, da quelle rotonde praticamente a rullo a quelle denti fini che sono larghe, poi c'è quella tipo conchiglia, i sciogli nodi. E poi qui cominciamo con l'estetica, con le varie creme da cera, scusatemi, cere per depilazione. C'è la cera, c'è il rullo, sono diverse cere e diversi rulli per ogni tipo di, per ogni pezzo del nostro corpo in pratica. Okay. Poi ci sono anche i kit, per cui chi volesse approfittarne, c'è anche quello. Poi abbiamo il pacchetto strisce epilatorie, per cui quelle da fare in casa. Poi
lo scaldarullo e lo scaldacera. Poi abbiamo rotolo per epilazione. E qui andiamo in altri brand, sempre di cere. Per cui potete scegliere voi quale tipo di cera vi aggrada di più. La cera a rullo, perché questa mi pare proprio formato rullo. Il pentolino per scaldare la cera. L'olio dopo cera. Sempre una serie di oli dopo cera. Questi sono. Qui c'è tutti i dopo cera, dopo depilazione praticamente. E questi sono i vari rulli. Queste sono cere viso, ok? Quelle che vi ho fatto vedere adesso. Queste sono le cere invece. Ok? I vari formati. Poi abbiamo gli accessori, quel per gli estetisti, vale a dire dalle forbicine alle tronchesi, tronchese pelle, tronchese unghie, non mi viene come si chiama questo, comunque ci abbiamo anche questi qui. Ancora, non mi ricordo come, non mi viene il nome dell'attrezzo, però ce l'abbiamo. Taglia unghie, oh. Poi abbiamo il feletto per tagliare le pellicine in inox, le varie lima un po' più grossa, nera, e cioè grossa nel senso di robustezza, all'interno, non di spessore, e la linea universale. Poi abbiamo la lima zaffiro che è in ferro, linea zaffiro un po' più grande, sempre in ferro, i bastoncini d'arancio per alzare sulle cuticole, insomma, per fare la lima doppio a doppio, la pinza retta, piatta, pinza o obliqua, piatta, scusate, in taglia, collo con lima, le lime, lima per piedi, ovale, la pinza acuta piatta, pinza colorata obliqua, pinza professionale obliqua. Queste sono tutte le cose che servono a chi ha un negozio o vende per voler rifornirsi da me per gli estetisti, ecco. Pinza obliqua, riga, pinza retta, insomma, tutta roba. Le spugnette in lattice, le spugnette struccanti, pennellino di quelli mini per gli ombretti. Poi andiamo un altro in più. Un'altra sezione, la linea New Professional Beauty Color, pronto per rinforzare i capelli, tinta per capelli 100 ml con estratti di erbe all'interno. Questi sono i vari accessori, ora vi faccio vedere anche quelli di prima. Questi
perché non ve l'ho fatti vedere, scusatemi, ma è tanta roba, per cui alcune, allora queste sono tutte gli attrezzi, ok, le varie forbicine, poi qui ci sono altre lime, altri attrezzi, ok, quelli per i piedi in poche parole, questi sono quelli che vi ho detto, questi sono i colori che vi ho detto con gli estratti di erbe, e qui c'è l'ossigeno, c'è il decolorante, decolorante, decolorante in bustine, è una la vaschettina con il suo pennellino per, e poi altri shampoo, shampoo dopo colore, shampoo neutro, shampoo ristrutturante, shampoo antiforfora, antigrasso, ristrutturante, cristalli liquidi, gel al cocco, gel strong, gel in crema, e poi ritorniamo alla linea di colorazioni per capelli, linea Hair Quality, che praticamente è quella che facciamo noi in casa, già pronta, con la colorazione, l'ossigeno e lo shampoo da usare dopo. E queste sono le colorazioni disponibili. Questi sono i formati e cosa trovate all'interno. E poi andiamo ai profumi. Non sono profumi veri, questi sono equivalenti, cioè equivale a un profumo che trovate in profumeria. E ne abbiamo, allora sono questi, aspettate, questi sono per lui, per cui anche il vostro bambino potrebbe essere contento. Questo per voi, ok, anche questo qua, come sto fatto, ce n'è più da donne che da uomo. Vabbè, questo, anche questi sono per le, insomma, per voi. Questi qui accanto, uguale. Questi qua. E poi i deodoranti, ovviamente. Vabbè. Aspettate, perché non voglio, questi penso, insomma, ah no, ci sono degli altri, vabbè, perché dicevo, ma poveretti, questi sono i deodoranti spray e questi deodoranti roll-on con il rullo dentro. Questi sono la linea uomo. Questo, questo. Questo.
è questo. Questi sono Deo per lui. Questi che vi ho fatto vedere adesso. Guardate, questi qua. I deodoranti per lui. E questi sono i pacchetti regalo che potreste fare a Natale. Se avete qualcuno che piace il profumo, sono le confezioni regalo. E la linea Bimby. Trovate dei Chupa Chups. Aspettate, che sono? Ah, dovrebbe essere un non un rossettino, un burro cacao per bambini. Poi un gel schiuma, no, un aspetta. Gel doccia, ho trovato. Gel dolce per bambino e per bambina. Allora, questo è un bagno doccia, insomma, per bambini. Ok? E questo sotto è per le bambine. Poi abbiamo i pacchetti regalo sia per set di bagno schiuma e quant'altro, sempre della Chupa Chups. Praticamente per la bambina e per il bambino. Poi abbiamo gel do oggi proprio, vabbè, doccia, panne e fragole, queste ovviamente per bambine. E invece anche quest'altro però per bambine. C'è solo questo del Chupa Chups per bambini. Nel set sì, ci sono delle Hot Wheels, scusate, per bambini. Ma per le bambine c'è molta più roba. Cioè, praticamente, appunto, vi ho detto, il gel doccia, quello lì, di Barbie. C'è il gel doccia del Chupa Chups. Gel doccia, praticamente, per le bambine dovrebbe essere di Barbie. Sì, Barbie. Per cui questo è il nostro catalogo, è finito. Per riguardo a chi volesse fare gli ordini, deve chiedermi l'amicizia su Facebook, possibilmente mi dà il numero di telefono, io la inserisco in un gruppo dove troverà un link, aprendo questo link si registra e farà tutto in automatico lui personalmente. Non faccio niente io perché non voglio dati personali delle persone. Praticamente pigia sul link di c'è scritto login, entra nel login, scrive tutto, mette un nome, cognome, un'email dove la possono contattare e altre informazioni vostre. Praticamente poi, finito questo, potete andare nella registrazione, se vi dà l'ok, pigiare nel carrello e fare il primo ordine, cioè delle sezioni, cioè sezione viso, sezione make-up, sezione insomma. È diviso in sezioni, per cui voi scegliete la sezione che vi più interessa e
scrivete la quantità e cosa volete, e attenzione, quando andate a mettere le vostre ultime date, cioè l'indirizzo, sotto all'indirizzo dovete mettere il pagamento, perché se andate avanti loro credono che pagate a meno che non volete pagare con la PostePay o qualsiasi altra carta, dovete mettere un puntino sotto all'indirizzo dove dite che volete pagare a contrassegno. Ok? Attenzione, mi raccomando, alle varie compilazioni. Riguardate più di una volta no, e attenzione a non uscire perché poi è un casino per rientrare. Riguardate più volte il carrello prima di dare l'ok e continuate poi con i vostri dati personali, la via, la città e quant'altro. Appunto, dove c'è la via c'è anche il puntino per mettere contrassegno, se volete pagare in contrassegno. Sono stata abbastanza chiara? Comunque, se vi è sfuggito qualche cosa, datemi l'amicizia su Facebook, chiedetemi l'amicizia su Facebook e io vi spiego tutto in privato. Bene? Mi sembra di essere stata abbastanza chiara. Per altri oggi non faccio make-up, è di casa al catalogo, per cui ci fermiamo qui. Domani praticamente ci sarà un make-up, ok? Buona giornata. Anzi, a questo punto, buona serata. Bacione.